Alla Feltrinelli Point di Savona, Romeo Vernazza ripercorre alcuni momenti della Seconda Guerra Mondiale e del periodo post-bellico attraverso gli occhi e la vita di suo padre, nel libro Quelli erano giorni, una storia vera. Un paziente lavoro di ricerca, tra lettere, documenti, i racconti degli amici di un tempo e gli archivi militari. Com'è stato rivivere quella vita scorrendo queste immagini, questi racconti? È stato, io devo dirlo sinceramente, ci sono stati dei momenti in cui ho pianto, proprio perché sono partito, diciamo, dalla quasi completa ignoranza della situazione. Sono partito da aneddoti, da qualche documento militare che diciamo, stabiliva tutta la carriera, chiamiamolo carriera, poveretto, militare, e pian piano sono andato a scoprire tutto quello che ci ha nascosto. Ci ha nascosto una guerra che è stata la guerra greco-albanese, viene chiamata così, di cui io penso se chiediamo a 100 persone per strada, anche di una certa età, diciamo non troppo vecchi, pochi sanno cos'è, magari qualcuno sa cos'è ma non sa bene che cos'è. Io prima di leggere tutta questa, diciamo, questa mole di documentazione sapevo ben poco ed è stata una strage terrificante. E lo stesso questi internati militari italiani, il dramma di questi 600.000, di questi 600.000 soldati che sono finiti in lager tedeschi e sono stati trattati in condizioni disumane, sono morti su 600.000, ne sono morti 50.000. E sono tutte scoperte che ho fatto piano piano e mi hanno commosso perché sono tutte cose che mio padre ci ha nascosto o comunque di cui ci ha svelato solo una piccola crosta anche innocua, e mi ha veramente commosso, ecco, mi ha commosso anche perché ho rivisto il suo dopoguerra alla luce di tutto quello che ha passato e ho capito certi silenzi, ho capito una certa riservatezza, anche una certa ritrosità a manifestazioni d'affetto. Lui vo mi voleva molto bene, voleva bene anche a me, a mio fratello, a sua madre, però, a sua moglie, però ad esempio quando noi lo abbracciavamo si vedeva che aveva dell'affetto, però era sempre frenato, era frenato non c'era un abbraccio, diciamo, Espansivo. espansivo, un abbraccio completo, era sempre un pochino bloccato. Probabilmente ha dovuto imparare a dosare sia le forze, i sentimenti, tutto per poter sopravvivere in questo lager. E quindi questa parsimonia, diciamo, gli è rimasta per tutta la vita, diciamo. Di tutto, grazie Romeo, mi prego.